Sono le 17 del 3 novembre 2024, è tornato il sereno, ma stanotte era freddo. Adesso questo è un ronco secco di ciliegio, qui ci avrà circa 15 anni, quindi devo mettere a vivaio, no vivaio, a dimora un giovane albero pollone di ciliegio. Allora, questa è la pala, questo è il piccone, questa è un'altra pala e questa è la zappa. Sono tutti strumenti che occorrono adesso per togliere questo tronco mongolo di ciliegio. Quindi la zappa mi sa, adesso faccio vedere. Devo togliere un po' la cotica, questo così, per fare vabbè, adesso proviamo un po', guarda, se no guardate cosa faccio, io faccio così col piede, l'allento, lo faccio così. Poi faccio così, guardate, poi faccio così, così, occorre il piccone, guardate cosa faccio. Ecco qua, molto stretto. Vediamo un po', dovrebbe andare, sì, ecco qui, sì, ci si fa, sì, ecco qui, sempre col piede, vediamo un po' che piede. Ecco qui. Ah, ci sono riuscita. C'è una radice qui. Nuova radice. Ah, faccio con la zappa. Vediamo un po' se la ricetta di. Ecco qui. Vedete il tronco? Eh? Bella, vi faccio vedere la radice quando l'apparato radicale si ammala, anche il resto dell'albero, vedete? Vabbè, adesso a dimora vi faccio vedere una cosa. Adesso Dio 46, va bene, ecco qui, ci siamo, sì, comunque questo qui, allora, questa è la nuova vita, sarà messa questa dimora, però adesso devo procedere a fare la buca, per fare la buca, prima di tutto fare spazio così, attaccare la cosa che è buona, ma il terreno è molto umido perché stanotte è gelato, però inizio e poi proseguo dopo, più tardi quando la temperatura salirà il terreno si asciugherà. Stiamo per fare così, e uno, guardate come faccio, sempre. Io faccio 66 kg, guardate, facciamo come un giro tondo, guardate, beh, il terreno bagnato,
era asciutto, era più duro. Guardate, c'è anche qui, e la buca è quasi fatta. Sì, mettiamo a dimora. Ecco qui, un po' di qua e un po' di qua. Adesso che faccio? Prendo il pollone di un albero, lo vedete? E lo metto di nuovo. Allora, questo mi si deve alzare. Siccome stanotte è gelato, il terreno è bagnato, più tardi arrivo, aspetto il pomeriggio che si asciuga e ricopro la buca. Ecco qui i lombrichi, questo è un terreno molto fertile, dove ci sono i lombrichi c'è vita, quindi lavo il terreno molto molto fertile. Vabbè, passo alla prossima buca. Oggi devo mettere 4 buche, devo fare, sposto gli attrezzi da lavoro e sposto anche altre 4 da mettere. Una l'ho messa quasi di dimora, eccola qui, un pollone, un giorno albero di ciliegia, sono 2 più 4, se altre 4 buche devo fare.